Questo posto è ben sorvegliato. Ma che cosa? Dio mi dà forza! La chiave dovrebbe aprire la cella di Alida. Deve essere l'amore di Birstan, Alida. Ha uno spirito indomito. Le ingabbiate come un animale. Che vuoi? Tu non sei con loro. Silenzio. Sono qui per liberarti. Non ce la faccio. La caviglia... beh, non sono stati delicati. Ti porterò io allora. Chi sei tu? Di morire. Perché hai rischiato tanto per salvarmi? Un amico. Di Eluice? Sta bene. Povero ragazzo. Non di tuo fratello. Qualcuno che intende riaccendere un'amicizia. Non hai scampo.
Male. La mia gamba fa male. Ci siamo quasi. Grazie al cielo. Sei qui, sorella. Sana e salva. Ah, che dolore. Riposati. Presto sarai di nuovo in forma. Alvida! Ti hanno ferita! Ci vorrà più di un branco di smidollati per spezzarmi. Accanirsi su un ragazzo per aver rubato del pane. Non potevo permetterlo. Quei mercenari non sanno che cosa sia la fame. Eluric, impara a conoscere il mondo. È crudele e orribile con coloro che non sanno difendersi. Alvida, possiamo parlare in privato? È un bravo ragazzo. Speravo diventasse meno fragile, ma senza un padre a guidarlo. Lo hai cresciuto da sola? Dove erano i tuoi genitori? Morti durante un'epidemia quando aveva solo 3 mesi. Gli uomini si tengono alla larga se hai un bambino in fasce. È il tuo turno. Perché mi hai salvata? Sono qui per volere dell'Aldermanno Birstan. Si chiede se tu possa tornare ad amarlo. Amarlo? Caro vecchio Birstan, si ricorda? Certo. Anch'io ho pensato a lui a volte. Ma con un fratello da crescere, non potevo certo passare la vita a sognare. Lui non ha mai smesso di pensarti, Alvida. E con sua moglie Estrid di ritorno nel Regno Franco mi ha mandato a cercarti. Come potrebbe funzionare tra di noi? Io sono povera. Lo sono sempre stata. Lui è l'Aldermanno. Oh, che Dio mi aiuti. Gli darò un'occasione. Come non potrei? Oh, santo cielo. Verrà se lo chiamerai. Se vedrà la luce di un fuoco, cavalcherà da te. Eluric! Vieni e siedi con noi. Ho qualcosa da dirti. Il mio giovane fiore. Sei davvero tu? Sì, anche se ora le rughe solcano il mio viso. Eppure brillano ancora, come quando eravamo giovani. Eivor ti ha riferito tutto? Sì, l'ha fatto. E mi accetti, amor mio? Il mio cuore sussulta come non mai. E questo giovane è Eluric, fratello di Alvida. Salve, vostra autorevolezza. Sono Birstan, né più né meno. E tu sei un forte giovanotto di... che età? 19 estati. È tutta la mia famiglia, Birstan. Se vuoi che io resti, dovrai accogliere entrambi nel tuo cuore. Abbiamo concluso una parte dell'accordo, Birstan. Tornerò con notizie dell'altra. Quindi lasceremo Maldun? Sì, ragazzo. Vivrete con me a Colchester. Forse potrò insegnarti la gioia della caccia. Prima che andiate, Eluric, ti suggerisco una lunga passeggiata sulla riva. Meglio lasciarli soli. Il prossimo atto sarà il rapimento a Colchester. Non posso credere che tu mi abbia cercata dopo così tanto tempo. Non ho mai smesso di pensarti. Avevo dimenticato quell'animo, vivace e ansioso di farmi felice. Quel vecchio matto.
Non è cambiata affatto. I suoi tratti graziosi, la sua fermezza. Sarà un'ottima moglie.